Buonasera a tutti, grazie di essere qui venuti, nonostante, no, sta Giannella che tira, non è male. E questa sera li percorreremo alcuni tratti salienti degli ultimi 60 anni. E con me sono, mi presento dal più giovane ovviamente, parto, Antonio Sobraro. Poi c'è Claudio Graziotti, che tutti conoscono il Lolli, presidente emerito Lorenzo Celestini, sindaco Michelini, ovviamente in rappresentanza dell'amministrazione, poi Massimo Taratufolo, Raffaele Scienzi, Vincenzo Turillo, passava la bandiera, facciamo la corte, luce sul fondo, il capo Facchino, Sandro Rossi. Grazie. Allora, senza tanti preamboli, ecco, abbiamo, questa è una chiacchierata, ecco, volevamo fare questa cosa, un'idea che è nata insieme all'amministrazione, fare una chiacchierata così, di Cosalotto. E io inizierei subito, visto che i relatori, coloro che dovranno parlare, sono tanti, ognuno ha da dire e da raccontare delle storie interessanti che molti di voi forse non sapranno, soprattutto quelli che non gravitano intorno, strettamente intorno al mondo del sodalizio, verranno a conoscenza di alcuni fatti, alcuni episodi, alcuni aneddoti che sono interessanti anche per capire un po' come funziona il mondo dei partiti. E allora, caro Antonio, sì, tu sei il primo, number one, come sempre. Allora Antonio, io le domande le faccio io, poi voi andate. Giacomo Barelli, buonasera. Buonasera a tutti. Vieni qua pure tu. Via la sei, la pesai della vita sola. Mette in seconda fila. Sì, seconda fila sì, terza fila tu. Seconda sei. Allora, dicevamo, Antonio Febbraro, che lo presento, chi non lo conosce, lui è una pietra miliare del mondo dei facchini, del sodalizio, che ha contribuito insieme a Nello Celestini, al quale facciamo un applauso. Antonio ha contribuito a creare il sodalizio, lui è, pensate, è facchino dal 1949. Allora, due parole secche, il tuo primo trasporto e poi ci parli del 52, da Marconi, e poi a seguire del fermo del 60. Il primo trasporto fu con Papini, io stavo lavorando con Semi e mi dissero, dice, voglio fare il facchino. C'erano due facchini in sei, corripi, uno corripi e uno francone. E ho detto giù, e dico, ma c'è mio, appena vedi i papini, subito. E da lì è cominciata la mia avventura bellissima, dopo la mia famiglia, era la Santa Rosa. E dopo ci voglio pure una sezione da fare via Marconi. Via Marconi. Nel 52, che cosa è successo? Nel 52, che è successo? Come adesso, ci fu qualcuno che espose questo problema e poi pian piano il giornale si è preso possesso, addirittura uno disse portiamo la roba, la piazza della roba, addirittura. C'era il Bulicame, c'era il messaggero, c'era il tempo. C'era, volevate che la portassero al Bulicame, no? No, no, il Bulicame era un attestato dell'epoca, sì. E quella è, quell'impresa per me, secondo me, è bellissima. Che ha dato risalto alla macchina, c'è poco tutti che c'erano un po' di risalto qui. I sovramagini di tutti l'anno passato sono tutti belli. Tutti belli, perché poi superare tutto. Ma in ogni modo ho fatto delle cose di meravigliose. E la mia vita, dopo la mia famiglia, è stata. Quindi nel 52 però avete fatto un tratto un po' più lungo rispetto a quello, sì, che abbiamo fatto l'anno scorso. Insomma, che cosa vuoi, insomma, a casa, cioè. Sulla piazza proprio.
E tu mi hai raccontato che c'è stato qualcuno che insomma la voleva buttare in caciara, mi sbaglio? Eh sì, come al solito ad impegnare. Invece è stata una manifestazione, è stata sempre una manifestazione che io e molti amici miei abbiamo amato all'impossibile. Oh, ancora ci sono, grazie a Dio e grazie a tutti voi che mi sopportate, perché io ho parecchi anni. Vogliamo dire quanti anni c'ha Antonio? 86 quasi. A parte che se li porta bene, ma voi dovete sapere che lui quando facciamo delle cose, tipo le cene in piazza, no? È il primo a arrivare e l'ultimo a andare via. Un dovere. È un dovere, della situazione, del modo di fare, no? Questo qui mi lettera dei militari, questo è volontario, no? Essere volontari significa voler essere precisi. Bravo, questo è lo spirito del fatto. Allora, fatelo. Tu non so se lo sai, a proposito del 52, c'è un aneddoto che riguarda l'ingegnere, l'architetto Salcini. Questo me l'ha raccontato il nipote, il figlio della sorella, il dottor Sguari, quello che stava alla biblioteca. Allora, perché nel 52 sono andati a via Marconi nel trasporto? Perché l'hanno chiesto i Facchini. Solo che via Marconi all'epoca non era la via Marconi adesso, era diciamo, pochi anni alla fine della guerra, sotto c'erano i rifugi, c'erano il serbatoio della benzina, insomma. E allora quando i Facchini andarono a Norno, venivano di tempo dall'ingegner Salcini, questo gli si prese in un accidente perché c'era paura. E allora gli accordò il permesso, però lui che cosa fece? Questo sempre come mi ha raccontato il nipote. La mattina del 3, siccome c'aveva lo studio a Roma, se n'è andato a Roma, perché non c'era l'usanza che l'ideatore dovesse stare vicino alla macchina. E allora seguì il trasporto, non lo seguì il trasporto. La sera del 3, accesi la radio, all'epoca c'era Notturno Italiano, che era programma di musica, ma danno anche le informazioni, e stette tutta la notte con sta radio accesa perché aveva paura che succedesse qualche cosa. La mattina la sorella, cioè la mamma di questo signore che mi ha raccontato, andò alla Teti, a via Calabrese, allora si chiamava Teti, e telefonò all'ufficio di questo architetto dicendo che andava tutto bene, e questo, stramazzato al suolo dalla stanchezza, ha dormito 2 giorni di fila. Questo è quanto ci ha raccontato. Bene, Anto, allora facciamo un salto temporale un po' lunghetto. Tu sei uno di quelli che ha vissuto un momento particolare dei trasporti che tutti ci ricordiamo, chi c'era, chi ero piccolo, quanti noi, però ce lo ricordiamo perché è stata una vera e propria tragedia, no? Allora, il fermo del 66. Siamo partiti da Porta Romana come sempre, come ultimamente. Siamo arrivati a Fontana Grande, uguali, però lì pure c'era un po' di qualcosa che non andava bene. Ma tutti pensavamo che fossero solo lamentele, solite cose, che voleva fare forza, che voleva fare un eroe. E niente, a un certo punto siamo partiti. Quando stavamo lì c'era la farmacia di Magneti, ricordate? Vicino alla Scalinetti. Sì, davanti alle Scalinetti. Sì. Ancora c'è la scritta Magneti, se voi ci fate caso. E lì qualcuno cominciò a dire fermamosi. E siamo arrivati a quel punto tragico e ci siamo fermati. Abbiamo tenuto la macchina di Santa Rosa sulle spalle, no? Per far ritornare i cavalletti, per far ritornare anche chi stava lì. Eravamo arrivati giù, il tempo siamo stati lì, con la maglia sulle spalle. Eravamo arrivati a Piazza del Comune. Viceversa, vennero i cavalletti, e dalla parte destra, addirittura c'è andato, è andato sulle cose di ci sono. E dalla parte mia, io stavo sul numero 24, portavo. E quando uscivo, c'erano delle persone, ci davano le pasticche,
io non voglio fare l'eroe, però a me mi sono fermata, era come l'altra volta, era come l'altra volta. E solo ci sono fermati, state forti. E poi mi ha detto Fiacchini, prima, cioè, guarda così un chiso, uno di poi a piede. E ci dice, c'è un troppo Fiacchini, Fiacchini! Sì, si ribrò, sì, questo io me lo ricordo, sono stato per Piazza del Teatro e a un certo punto sono arrivati loro e mi sfilato. Che tutto il problema nessuno lo sapeva, ma è successo così, quindi, se c'eravamo un po' di volontà, a Piazza del Comune si girava. Poi si parlava, si sarebbe chiarito un po' il problema e si arrivava. Invece è stata una tragedia. E poi dopo un mese dicevano. Baricentro. E chi è Baricentro? E chi è Baricentro? No! Centro di Bari. Centro di Bari, ma... E chi è Baricentro? Perché tutto Baricentro. Tutto questo è Baricentro. Tutte donne, tutti gli uomini, tutti i piccoli. Ma oh, mai che Baricentro? Perché? Okay. Invece no, ci siamo formati qua. Non ho mai io l'impressione, perché posso dire la mia, che sono state lavate le stanghette. Sono state lavate le stanghette perché io ho qui. Il libro, se lo volete vero, e c'è la fotografia del Trieste e la fotografia di prima, e si vede proprio, ma è quello stesso, sono bello. Perché non lo sappiamo i Facchini, lo sanno perché, ma tu spieghi perché non c'erano le stanghette nella prima edizione di Volo d'Angeli. Perché Zucchi era un grande uomo, però era molto rispetto, cioè, comodo su. Davvero io ho dedicato che l'ultimo giorno c'è per cadarsi per lo meno, il ministro. Dice, tanto giù tu il febbrino per la corsa, io lavoravo da Anselmi, no? Oh, ti guardassi un meno. E è finito su, qui. Era un bravo, però sono le cantonate che vendeva proprio dove li sono. Se la fa come tu, gli erano lui. Perché tutto, forse avevo ragione, il responsabile era lui. E in conclusione. Però è andata a fare quella tragedia, perché dopo si mise a piangere, si mise a quelli, si mise a quell'altro, e tutti. Il tempo, quello era ciò che tutto. Si è fermato mai Santa Rosa, in chiesa è fermato il Carzetto. La cosa un po', cioè Zucchi non voleva le stanghette, perché lui voleva che sotto la macchina, cioè i Facchini stessero tutti sotto la base. Senza che si vedessero fuori. E poi c'è un'altra cosa, tu questa la sai, no? Che fino a quell'epoca i Facchini non dovevano fare? Che cosa? La prova, si faceva. No, ma prima, adesso è diverso, come li capavano? Prima ti prendevano, quando entravi lì, prima con papini o che mestiere fai? Si facevi l'impiegato? Niente da fare. Contadino, bagno. A me quando sono entrato in Roma, io dici tu lavori tu? C'era il barone, si chiamava, dicevo Anselmo, subito. E Anselmo stava a vedere, c'era una massa, c'era. Fatevamo via. Fatevamo un brutto muso. E quanto pesava la mazza? 12 kg. 12 kg. La mazza pesava 12 kg, spacca il bere. Ma io Dio si è mandato la salute, Santa Rosa mi ha dato la salute, forte, parecchio. L'ho pregata sempre, a me e alla mia famiglia. Ringrazio tutti voi, e tutti, che mi date un sacco di complimenti, mi commuovo sempre. Grazie a tutti. Grazie Antonio, è veramente una memoria storica di quei vent'anni, no? Quel quindicennio, vent'anni, l'immediato dopoguerra fino al 67. Poi adesso proseguiamo con un altro. Che nel 67 non c'era, perché l'avevano chiamato a fare il soldato, vero no? E allora Zucchi non mi si informazione, però nel 68. Nel 68. E allora devi partire dalla prova. Come si faceva la prova? Nel 68 si faceva solo la chiesa. E poi la chiesa, si andava lì e lì c'era. E c'era la cassetta sopra, e c'era il cavalletto di sicurezza come adesso. E tu devi mettere lì sotto, viavi su e partire. Ma la prova del 68 è stata tosta di sì, perché io ce l'ho fatta perché lavoravo, ero 6 mesi che lavoravo lì al consorzio di aereo scarica l'autotreno, dalla mattina alla sera, e buttare del grano, l'autotreno. Poi c'era
babbo di Lorenzo, che reclutava i facchini del consorzio. Ragazzi, venite su, perché la macchina del 67 si era fermata, venite su, venite a fare la prova. Insomma, parecchi siamo venuti su, tanti, non pochi, tanti. E lì è nato a quel modo, io sono andato su, fatto la prova. Finita la palla prova, dopo mi ha chiamato Peppe Zucchi, mi ha detto, oh, sai che aveva fatto il vestito. Dice, poi ho portato la macchina insieme a tuo padre. Mi disse queste cose, quindi. Allora, da lì sono partito, nel 68 fino adesso. Adesso sto in pensione, però vabbè. Sta in pensione, per modo di, questo è un altro di quelli che arriva per primo e via per ultimo. Sì, sì. Dopo io ho avuto la fortuna di lavorare, facevo il netturbino, di lavorare col comune e lavoravamo di sera. E tutti i pomeriggi, quando si facevano le macchine, stavo lassù a aiutare, perché le macchine allora si costruivano a Viterbo, si facevano a Viterbo, si montavano. Su dove? Su. Si chiamano, io piavo l'angelo da lì, dalla chiesa, e lo portavo fino al porto armato sulle spalle. Facevamo due o tre viaggi, poi si tiravano giù. Era così, la vita era fatta così. Si aiutavano i costruttori, perché oggi invece è tutto cambiato. Oggi per montare una macchina ci voleva la bellezza di quasi un mese, perché si tirava su un pezzetto alla volta. È la verità. Poi la base pure tutta di legno che pesavano, mamma mia. Ma non è buona cosa, ma un volo d'angelo pesava, insomma. Pesava, ma pesavano tutte le macchine, perché dentro c'erano le batterie. Le prime batterie che c'erano dentro le macchine di Santa Rosa erano quelle delle treni. Era presente, cioè 90 kg all'uno pesavano. 18-19 batterie, ricami, messe dentro, sai quanto pesava. Dopo hanno cambiato, hanno levato quelle del treno, ci hanno messo quelle dell'autotreno, vedo guarda. Pure quelli, mamma mia. Ti dico, non c'era tutto il genere. Sì, c'era, sì. No, era così, era la verità. Senti. Poi io ci stavo in mezzo, lo sapevo tutto. Certo. Comunque il volo d'angeli era bello. Però era tutto legato col fin di ferro, c'era l'aria, facevano così, toccava tirare col fin di ferro per farle nuove, le capocce facevano... È verità, sì, l'ho montato. Senti un po' una cosa, dopo poi tornavo sul discorso dell'altro che diciamo prima, Peppe Zucchi, quando stavo a Villa Brunetti, lì ce l'avevi raccontato. Fa il combinato col padre di Corbucci. E che t'ho detto? Come che mi no? Devi dire? Io che te devo dire che andavamo là, facevamo le cene, stavamo insieme. E visto, quando era il periodo che si erano fatte le prove e tutto, si andava a giù alla villa dei Brunetti. Lì, ma mica c'eravamo solo noi, c'erano pure là. Si faceva visto, una spaghettata, si beveva un pochetto, ogni cosa. Ma dopo quando lui si alzava, la formazione l'avevano fatta i tacchini, capito? Lui gli dava una controllata, se gli andava bene, se no... Era così. Stordivate, no, sì. Zucchi? No, che lo stordivate, era stanco, No, io sono la sola altra cosa, ma adesso la devi di tu, però, se no fa sempre il no, non si può di certe cose. Mi hanno fatto venire in mente la questione della parrucca, com'era? Pure Sergio non c'era, su, lasciamo perdere. Vabbè, va, sono degli episodi. Andiamo a finire sull'intimo. L'intimo di Carinzi. Vabbè. Ma insomma, a parte questo, ma lui, ecco, com'era magari in questi momenti conviviali, era, no, perché ce lo descrivo sempre, un uomo molto... No, sanguigno, incazzoso, sì, delle volte si arrabbiava, insomma, io, però visto. No, ma dopo veniva qua, faceva, diceva, non è che ti chiedeva scusa, veniva qua e diceva, ma però tu così c'è da fare, insomma, si arrivava a finire. Come era una volta, se gli dica, se faceva cazzotti, dopo si diventava amici, così si faceva. Era così. Una cosa, ma
la questione di chi era che una volta si svegliò alle 2 di notte a te che dei fiori si ha portato sulla fontana. Niente, io stavo a dormire, e sento squillare il telefono, dico ma il telefono che ti dico. Dico pronto, dice su Peppe, dico che c'è Peppe? Dice niente, bisogna rientrarsi, vengi giù ma da fare un favore, porti degli stivali con te. Dico oh, perché andavo a pesca, io con gli stivali alti fino a qui. Dico che c'è da fare con gli stivali? Dice no, no, dice vieni giù che mi da fare un favore. Vabbè, c'era la moglie, dico guarda, mi ha telefonato, dice ma a quest'ora? Dico come vuole, che ne so che vuole, se ti va a portare gli stivali, dico se mi va a portare a pesca, che fatto, vedi? Ho preso, siamo andati giù, quando sono stato lì ci mette degli stivali, dice no, siamo montati su una macchina, poi dietro ho visto una cosa rotonda, un mazzo di fiori, dico ma andiamo da me, mi ha portato giù al monumento dei paracadutisti, mi ha fatto mettere gli stivali dentro l'acqua, a mezzanotte passata per mettere i fiori sul monumento dei paracadutisti. Ma senza gradi. Sì, cioè, ma c'era qualche ricorrenza particolare, perché? Ma sì, ma perché lui pensava sempre alla fuga, sì, 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 il paracadutista, poi lui ha fatto un marinaio, non lo accetta con il paracadutista. Senti un po' una cosa, Lolli, ma perché Lolli ti chiamano giù per il pilastro? Perché ne so, l'hanno messo laggiù per battezza, non hanno sì, nulla, però. Senti una cosa, ma dimmi un po' la storia del muro, com'era? Famosa fanda frase storica. Arriviamo, mi fanno di certe cose. Allora stavamo lì a Porta Romana, si svegliava sulla macchina di Santa Rosa. Allora faceva dietro la popolazione, dietro. Allora ha visto lì c'è il padre, quello lì all'angolo, per esempio giù piegare il bar. Lì c'era il carabiniere che mandava via lui. A un certo punto il carabinieri fa, dice, ma che muro, e chiede pure il muro. Questa è la famosa storia del muro che gira, circa, noi l'abbiamo sentita, no? Allora, la questione dei dubbi innocenti. È la questione dei dubbi innocenti. Cosa pure Massimo. Allora, questa qui, la macchina, lassù c'era stata una disgrazia, no? Era cascato un operaio. Era morto, lì all'altezza del muro Castellano, che scò di sotto, quando si costruiva il punteggio per rimettere la macchina sotto. È morto. Fortunato Nello si chiamava, era del Zeppunato. Allora che è successo? La macchina lì era scoperta. È stata 3-4 anni scoperta, perché visto il capannone sotto inchiesta. Il comune che non gli ha fatto più capannoni, perché allora si faceva dei rubi in loghetto, no? Capannone, vero? Allora che è successo? Che un giorno veniva un temporale forte, ti dico, guarda, la macchina faceva così, per la paura, dicevano tutti i tubi innocenti da 4 metri, ha preso l'anfilato perché la base era lunga, tutti sotto la base gli ha fatto la zavolta, no? E questi tubi sono rimasti lì, le ha messe una ventina di qua, una ventina di là, sono rimasti lì. È arrivato il 3 settembre, tutto pronto, abbiamo sulla macchina e partimo quando stavamo scendendo giù da via Garibaldi, sentivamo qua, ma com'è scritto l'artista? E qui abbiamo fatto la prima fermata, puttana grande, e niente, detto, non ci eravamo ancora accorti, partimo da Fontana Grande, andiamo giù a Piazza del Comune, facciamo la girata, fatta la girata, fermiamo la macchina sulle cavalletti, andiamo a guardare, mamma mia, tutti li dubbi, stavamo tutti sotto, non volevamo più levare, dobbiamo portare fino a qui. Allora a quel punto lì dice, che famo, se potevamo mettere a tirare fuori i dubbi. Camminavamo, siamo arrivati così in piedi. Cose tue. No, cose vabbè, erano cose che capitavano. Ma pure con Spirale di Fede, insomma, lì c'era da fare. Sì. Ricordo, durava un mese in montaggio, cominciai di agosto. È vero, sì. Si lavorava. No, si lavorava. Con la carta testa, sì.
sì, io per esempio Rosario Valeri c'ha avuto un traviccio, la base era tutto quello del Corlano, praticamente il Corlano ci sa quant'è. Quel traviccio lì è durato che te posso di 14-15 anni, a volte di più. Sì, pure l'armonia di resta. 12, 20 anni. No. No, solo giù. Armonia Celeste a Antonini fece il traviccio dell'Alta Tensione, ti ricordi? Sì, sì, è vero. Antonini, grande architetto di Civitavecchia. Senti un po', Lolli, tu quando hai smesso di portare la macchina? Io feci l'ultimo trasporto, il primo anno in battaglione e poi smesso. Ah, quindi nella... Sì, Sinfonia d'Arte. Nel 91. Sì. E poi sei rimasto? Poi sono pensione, sì, sto qui in mezzo a sta famiglia, mi trovo bene. Sto branco di lui. E come no? Uno deve essere con chi per forza. Anzi, se non si fa il facchino santa no. Noi siamo con gli speciali, caro. Allora, grazie a Lolli, veramente. Poi, privatamente mi racconterà la storia del brand e quella della parrucca, che non si può raccontare. Allora, poi te e lui, Massimo, dopo ti va. Andiamo in ordine, vabbè, siamo arrivati a Spirale di Fede, no? Spirale di Fede dal 79. Fino all'85, una macchina che ha avuto due trasporti straordinari, di cui uno, poi ce ne parlerà Massimo Tartufolo, extra straordinario perché fu fatto per la visita pastorale di San Giovanni Paolo II. Però quello dell'anno prima, Presidente, è 9 luglio 83, è stato particolare soprattutto per te. Ci puoi raccontare? Presidente Emerito Lorenzo Celestini, un applauso. Aspetta che ci metta un pochettino. Io sì. Sì. Buonasera a tutti. Sì, l'83 è stato un anno particolare sia nel trasporto che anche a livello personale. Era un periodo anche di Viterbo un po' particolare. C'erano state le elezioni, c'era qualche partito politico che non era andato molto bene, c'erano le dimissioni di un sindaco, c'erano state le elezioni all'interno del sodalizio e c'era questa grossa novità, questo 750esimo a ricordo della nascita di Santa Rosa, e quindi fu vissuta in un modo particolare, non con grande entusiasmo, perché logicamente tutti non eravamo abituati a trasporti straordinari. Quello che aveva preceduto, quello dell'83, era 1815, mi sembra. Quindi c'era un po' di scetticismo anche sul discorso della data, al mese di luglio, che non era come questo di quest'anno, ma insomma era molto caldo, cioè, era andato molto vicino come temperature, quindi si pensava a una grossa faticata. Certo però non era con quello spirito di settembre, però una parte di entusiasmo c'era, perlomeno la novità. E ricordo che in occasione dell'assemblea proprio per le elezioni, per il rinnovo delle cariche sociali del sodalizio, la presiedeva il ragionier Scipio, dove all'unanimità propose Nello Celestini sulla riconferma a presidente e capo Facchino, e dopodiché prese la parola il sindaco, era il sindaco Rosati. Prese la parola il capo trasporto, che era Rosario Valeri, di Spirale di Fede, perché c'era il capo trasporto, perché prima chi vinceva l'appalto era anche quello che guidava la macchina di Santa Rosa, il sodalizio già nato,
nel 78, era quello che aveva il suo presidente, il suo capo facchino, che portava in giro per le chiese i facchini, li accompagnava, e poi, come le fatidiche parole del sindaco che consegna la macchina, no, eccetera, il capo facchino consegnava al costruttore i facchini e la formazione, perché chi la guidava era... Iniziarono i preparativi anche all'interno del sodalizio, prove di portata, la prova di portata con la spirale di Fede non erano i 150 kg di oggi, ma erano 164 kg, forse perché la macchina pesava un po' di più, non lo so. Comunque sopra la base, parlando prima, come diceva Lolli, delle batterie per l'illuminazione, era tutta piena di batterie, c'erano 18 quintali soltanto di batterie, quindi per dare un esempio di quanto potevano pesare. Però era, come si diceva, il traliccio, quello del volo d'angelo, e la macchina era trasportabile, diciamo così. Niente, una tegola che capitò poi al sodalizio nei pochi giorni prima del trasporto fu quella che mio padre, Nello, ci ha avuto problemi cardiaci e quindi non ha potuto essere presente al trasporto. Allora, già non c'era una grossa armonia, una grossa contentezza, diciamo, di questa cosa. In più veniva a mancare il suo vertice e fu un lampo, credo, di genio della signora Palazzetti, che appunto per sensibilizzare i facchini propose a suo marito, che era il capo trasporto, di chiamare Lorenzo vicino a lui, così in qualche modo i facchini si sentivano un po' sensibilizzati a vedere questa figura vicino. E per me fu una prima esperienza uscita sotto la macchina, diciamo, e feci questo primo trasporto davanti alla macchina. Però una piccola cosa, poi mio padre fu operato a Siena, bypass e via discorrendo. Però un piccolo aneddoto che non è riferimento al trasporto straordinario, ma al trasporto di settembre dell'83. Il trasporto del settembre 83, mio padre è stato operato il 26 di luglio a Siena, dove non erano gli interventi di oggi, magari oggi il bypass è già diventato come un'appendicite e la fanno anche gli infermieri, per dire, no? Tra virgolette. E c'era anche una riabilitazione di un certo modo. Beh, lui il 3 settembre stava davanti alla macchina. E grande me. Fu fatta anche un'altra scelta all'epoca dal consiglio direttivo, perché lo prevedeva lo statuto all'epoca, che i facchini accompagnati nel giro delle chiese erano accompagnati dal capo facchino, da persona da lui delegata. E quella volta, per quel trasporto, decise il consiglio direttivo con i facchini e mi ridettero a me questa fascia, e c'era. Però lui c'era, stava davanti alla macchina, e non posso dimenticare lo sguardo che incrociai da Chiodi, nell'archetto, e c'era mia madre e mia sorella, nel vedere Nello lì davanti, si strappavano i capelli. Poi fu fatto il trasporto, siamo andati a casa, baci, abbracci, tutto bene, ma scoppiò una lite in famiglia, perché dice: ma come fai? Quello che ti è successo, tu lì davanti. Dice: ma lui, con nonchalance, come si dice oggi, no? Dice: ma non dovevo fare una prova da sforzo? Questo era Nello, alla lega. Ma niente, poi va bene, il trasporto è andato tutto bene, dopo fu superata quella carica emotiva, venne la convinzione che si doveva fare questo trasporto e è andato tutto bene. Ricordo che si fece sempre il giro delle chiese, ma iniziamo più tardi, verso le 3:30. Sì, iniziamo un pezzetto solo. Iniziamo tardi. Al boschetto. Esatto, poi il primo ritiro dopo fu fatto, sì, al boschetto. Ricordo che anche il dottor Prosperoni
si fece portare dalla farmacia comunale un vero e proprio scatolone di prolati, perché avevamo perso tanto di quei sali minerali durante, perché era una giornata, un sabato di un caldo tremendo, però è andato tutto bene. Una cosa che mi sento di dire che fu organizzata in quel periodo, che può servire anche per il futuro, nel contesto generale del settembre viterbese, del dopo macchina, quello che sia. Certo, fu nominato un comitato promotore per la realizzazione di tutta la festa, di questo trasporto straordinario. A presiedere quel comitato c'era il papà di questo ragazzo, il dottor Silvio Ascensi. Furono create fecero una grossa distribuzione di un depliant in tutte le province del Lazio e anche della Toscana, dove presentarono questo trasporto straordinario, ma c'erano delle correlate altre manifestazioni, la sagra delle sagre, le migliori sagre di tutta la provincia di Viterbo riempirono le 5 piazze del centro storico, iniziarono alle 4 del pomeriggio, no, a lavorare i lombrichi di Vitorchiano, i cavatelli di Vitorchiano, cioè il vino di Grado, c'erano tutte di queste cose. Alla mattina la banda di Vetralla ha sfilato per il centro storico, di pomeriggio addirittura una che adesso me ne scuserò con qualcuno se se lo ricorda, era addirittura della città di Nerola, è in provincia di Roma, non so perché ci fosse questa banda, quale gemellaggio o affinità, non so quale cosa c'era questa banda, gli sbandieratori di Vignanello, iniziavano dalla mattina al pomeriggio, tutta già era una festa. Chi è mancato? È mancato un po' la gente. Noi viterbesi siamo un po' strani, ci teniamo alle nostre tradizioni. Nel pomeriggio del giro delle chiese eravamo un po' quasi soli quando si sfilava, certo alla sera no, alla sera c'erano tutti. Fu fatto un grosso lavoro sotto quell'aspetto. Oggi logicamente c'è anche qui l'assessore vicino a me, ma non me ne voglia, per carità, forse quelli erano momenti diversi, diciamo, di queste saghe, forse siamo cresciuti, forse, però mi pare che non c'è stato niente adesso. Grazie. Allora Raffaele, visto ci ha abituato sulle mani, una battutina Mello. Oh, affannello, mi viene un po' la pelle d'oca, però io devo dire una cosa al sindaco, perché quello che c'è uno sotto la macchina, questa fu la prima frase che mi disse appena fatta la prova. Io arrivai con papà, che mise la firma perché non c'avevo manco 18 anni, dice la facciamo fare la prova a sto ragazzo, e dice buttavolo sotto, con le scarpe da ginnastica, erano altri periodi, mi metto sotto la cassetta, faccio i tre giri, un po' strasciconi, però finisco di farli, non mi presero quell'anno, mi preparai molto bene, l'anno dopo invece feci una prova abbastanza accettabile e andai subito da Nello. Gli ho dato la mano e lui mi disse questa frase che non c'aveva tanto senso, però un senso alla fine dentro il cervello suo c'era, perché quello che c'è uno, e ce l'ho ancora registrata questa frase, quello che c'è uno è perché tu sei troppo alto. Qui all'epoca la formazione era composta da persone un pochino meno alte, però c'era, dice, perché c'è un pittore che quest'anno si è fatto male, io non te voglio di niente, comunque vai che vai bene, vai bene. E infatti preparai la divisa quell'anno, e poi c'era la mitica frase che diceva sempre al boschetto, perché qui c'è il motto, e il motto è tutti per uno e uno per tutti.
e con questo motto, con questo grido non abbiamo paura di nessuno, perché anno non abbiamo paura non abbiamo avuto paura dell'acqua, del vento. Grande Nelly. E vabbè, questo era lo spot straordinario del 9 luglio 83, che era caldissimo, l'asfalto proprio squagliava le suole degli scarponcini, insomma, veramente sudore che scorreva a fiumi, però insomma l'abbiamo fatto caldo, acqua, tutto. E a proposito di acqua, adesso Massimino Taratufolo ci racconta un attimo il trasporto straordinario del 27 maggio 84 in occasione del Papa. Che se ci pensa ancora sento l'acqua addosso. La sentivo. Dicono che adesso piove, non sa piove, proprio quel giorno non sapeva piove, da quanto ne ha fatta. Siamo partiti, abbiamo fatto al San Francesco il cordone per il Papa, l'acqua l'abbiamo presa tutta. Qualcuno è andato dopo, è andato a casa, si è cambiato, però altri siamo rimasti alle scuole rosse. Non lo so chi ha portato tutta quella roba, i foni, i ferri, chi asciugava da una parte, chi asciugava da un'altra. La palestra era piena di foni e di ferri. Vabbè, passiamo il pomeriggio lì e alla sera siamo andati su a Porta Romana. Porta Romana sembrava che aveva smesso, appena che siamo arrivati lì, l'acqua. L'acqua penso che io non l'avevo vista mai. E stavamo lì, aspettiamo, il sindaco, mi sembra che era tuo padre il sindaco, sì. Ascenzi, e non ci voleva far partire. E lì che comandava la macchina era sempre Rosati e c'era anche Nello. Ci siamo guardati un po', suo padre gli faceva non si parte, Rosati un po' così, Nello prese subito la parola, sì, andiamo via. In 5 minuti siamo messo sotto e siamo partiti, già la Pozzolana non c'era più, era diventata un fango, chi scivolava da una parte, chi scivolava da un'altra. Siamo arrivati a Fontana Grande dove c'era, che era spianata con la Pozzolana, non ce ne esisteva più. I cavalletti scorrevano in avanti, abbiamo appoggiato la macchina sui cavalletti senza muoversi da sotto. Siamo stati 2-3 minuti, non di più. Abbiamo ripreso la macchina e siamo partiti per Piazza del Comune. La strada, via strada nuova, diciamo, via Cavour, era tutto piena di rena, di fango, perché l'acqua l'aveva portata appunto lungo la strada. Arriviamo a Piazza del Comune, facciamo le tre girate, uscimo dalla macchina, non più, c'era stellato. Abbiamo sentito tutto il discorso del Papa, tutte le cose che ci ha detto il Papa. Poi noi dovevamo andare su una delegazione a trovare il Papa, a vedere su dal Papa. Invece è sceso lui, il Papa è sceso giù in piazza e ha dato la mano a tutti i facchini uno per uno. Quello è stato il momento più emozionante che mi ricordo in tutta la mia parola. Io ho cominciato a far facchino nel 1977, ho portato due volte la macchina anche del Volo d'Angeli, perciò non ero nuovo, insomma. Da lì, sentito il discorso, volevamo lasciarla lì la macchina, da Fontana Grande, quando siamo partiti da Fontana Grande, lasciamo a Piazza del Comune, intanto lì lasciavamo il Papa e basta. Poi quando stavo lì, il tempo era buono, via, si parte. E abbiamo fatto il percorso. Le difficoltà che abbiamo trovato sono state solo le fermate, dove c'era la Pozzolana che l'acqua aveva portato via, praticamente non c'era più niente. E un'altra difficoltà l'abbiamo trovata da Via della Salita, che come sapete qui da piede va spianata con tutta la Pozzolana, ma l'acqua era partita e praticamente c'era un abballamento. Quando abbiamo preso la macchina lì l'ha portata la prima e la seconda fila, e la sesta e la settima, quell'altra non aveva portato niente, lì è stata una bella po'. Poi siamo arrivati qui e è stata tutta una festa, perché non è stato solo un trasporto straordinario, ma è stato pure un trasporto eccezionale. Dato che col tempo che c'era, senz'altro, oggi come oggi non si fa trasporto. Grazie. Grazie Massimo, che è stato veramente conciso ma molto efficace, perché ha detto le cose essenziali.
senza puzzolare. Un'altra cosa. Sì. Io stavo al numero 39, a ciuffo il numero 39, praticamente vi ricordate la spirale di fede era fatta a giro, no? Quando pioveva, l'acqua girava, girava, veniva giù, io al numero 39, 40 e 41 veniva, era un fiume. Per fortuna che c'avevamo il ciuffo sulla testa e si poteva respirare, perché sennò non si respirava. Ma infatti penso che quelli che stavano in mezzo, io pure mi ricordo che avanzavo il piede sinistro, c'era un cannaccio d'acqua, un fiume completamente fradicio. Poi era una serata tipo questa, forse pure più freddo, quindi quando siamo usciti c'è stata una tribolata. Come si diceva, ma ancora me la sento mall'ossa. Sento l'umidità. È questo, è questo. Però insomma, dai, è stato un bello evento epocale che chi ha avuto la fortuna di esserci non si scoprirà mai. Soprattutto la presenza dell'allora Giovanni Paolo II, che è stato proclamato santo. Allora, andiamo in ordine sempre cronologico e adesso sentiamo il capo Facchino Santarossi che nel 1986, Facchino di prima fila Ciuffi, ci racconta quello che è successo sia con quella macchina lì, ma soprattutto quello che è successo lassù. Buonasera, buonasera a tutti. '86 questa macchina, vinse questa macchina e pozzetto meraviglioso, alla vista di questa nuova idea, perché usciva un po' da quello che era una base maestosa grande, questa maniera usciva da quello che abbiamo visto con una spirale di fede, quindi c'era una voglia, di vedere questa macchina nuova, un qualcosa di diverso, di maestoso. E così fu. Realizzata la base praticamente perfetta, quello che era il pozzetto, poi sopra lasciò un po' a desiderare, insomma non rispettò esattamente l'idea che aveva dato col pozzetto. Però nella sua complessità, una macchina che arrivava a 33 metri, una macchina che peso ad oggi ancora non si riesce a conoscere quanto pesava, cioè abbiamo una vaga idea di quanto pesava, però ancora non è. Penso non si saprà mai quanto pesava. Comunque eravamo tutti entusiasti di questa macchina nuova, perché sulla base insomma rappresentava, al di là che era di un colore scuro che magari sotto le macchine sono tutte state sempre chiare, quindi una cosa diversa da vedere, poi con tutte queste fiaccole sotto, col chiaro scuro, alcune zone di Viterbo che si vedevano in pietra, per vedere, davano un po' una sensazione diversa da quello che avevamo visto sempre, quindi c'era un po' di entusiasmo per vedere questa macchina sfilare per Viterbo. Tutti i preparativi, partimmo e le prime ravvisaglie, insomma, le abbiamo avute a Piazza del Comune. Quando arriviamo a Piazza del Comune c'era qualcuno che dice: ma questa macchina presa è faticoso, e addirittura qualcuno voleva lasciarla lì. Io ero giovanissimo a quei tempi, insomma, era dall'81, pochissimi anni che portavo la macchina, quindi io ascoltavo perché. Anche perché non si potevamo permettere manco di niente, perché conoscendo Nello, allora facciamo bene a sta zitti, insomma, perché ci facevano indiavolata come sempre, allora era meglio pensare e non parlare, ascoltare, era questo che facciamo. Però qualche facchino anziano, ecco, faceva notare al capo facchino, perché poi il referente nostro, sì, c'era il costruttore che la guidava, ma noi non avevamo Nello qualsiasi problema, qualsiasi cosa, difficoltà sulla informazione, il punto di riferimento era sempre lui, quindi non avevamo un filo diretto col costruttore, noi parlavamo con Nello, era Nello che si rapportava al costruttore. Anche perché sa, la guidava Sensi. La guidava Sensi al costruttore. Quindi sì, quindi noi facevamo presente, noi, i facchini, quelli un po' più anziani, fece presente a Nello che c'era qualche problema rispetto all'anno prima, c'era qualche difficoltà in più. E conoscete, chi ha avuto la fortuna di conoscere Nello sapete che non ci sono ostacoli di nessun genere, insomma, non, niente, nessuno l'avrebbe fermato da quello che aveva in mente. E così noi, appresso a lui, tutti cocciuti, quindi va bene, se è così andiamo avanti, abbiamo fatto il corso, prima Piazza delle Erbe non c'era, quindi
grazie al comune, al suffragio, pure lì fu un'altra sfacchinata con le grosse, perché poi enorme in quel modo, bisognava rallentare alcuni punti e sapete quando la macchina rallenta grava più sui facchini e pesa molto di più. Arriviamo al suffragio qua, le stesse lamentele, un po' più, però dice vabbè, arriviamo a Piazza del Teatro, la lasciamo lì. L'idea era quella, partimmo da lì e arriviamo a Piazza del Teatro. Mi ricordo che a Piazza del Teatro non entravano neanche i cavalletti. E mi ricordo che Sensi, se non ricordo male, rifece il letto sollevato e fermi con la macchina sulle spalle, cioè sulla macchina sulle spalle, ancora da mettere sui cavalletti, dietro ancora sollevato e fermi perché i cavalletti ai lati non entravano. Quindi arrivammo a Piazza del Teatro stremati e piegati senza riuscire ad avvezzarci con la schiena per poter poggiare i cavalletti. Dopo il sollevato e fermi successivo riuscimmo a poggiarla per i cavalletti. Per parecchi lì doveva essere la fine del trasporto perché avevano deciso che ci saremmo fermati a Piazza del Teatro perché era una macchina pesantissima e probabilmente già pensavano che fare la salita sarebbe stata una cosa pericolosa, un'avventura, una pazzia. Poi dopo passato il tempo, Nello, si va su, Santa Rosa, vanno tutti dietro, Nello, perché con Nello poi, come accade sempre, insomma, quando capo facchino poi dice una coglieria, con gli altri tutti dietro, perché poi lo vedete con me, no? Quello che succede. Le batterie, e quindi questo, la consapevolezza che Nello aveva in sé che la macchina avrebbe potuto arrivare quassù, ci ha rafforzato tutto, insomma abbiamo fatto sto tratto. Partiamo e poi dopo quassù l'inevitabile che ad oggi non si riesce a capire bene cosa sia successo. Possiamo descrivere come stava la macchina quando è arrivata, poi chi dice gli scalini, non scalini, anche l'altro giorno è passato gli scalini la macchina, è successo niente, non so gli scalini il problema, probabilmente prima le corde venivano tirate, se vi ricordate facevano una curva, le tiravano qua da questa parte qui, invece adesso le corde le tiriamo lungo da quella parte lì, quindi la macchina la tiriamo fino a sud a casa. Allora una prima cosa ci è venuta in mente è che magari tirando le corde da questa parte, probabilmente la corda lì ha tirato di più e è andata giù da quella parte. Questa è un'idea che ci siamo fatti. Oppure, infatti, da diversi tempi adesso la macchina la giriamo su in fondo e veniamo qua in piano. Mentre prima in realtà si saliva qui da questo pezzo qui, era un po' più faticoso all'inizio. Questa era una cosa che abbiamo pensato. Poi dopo la seconda cosa, che probabilmente la macchina pesava molto e quando siamo arrivati qui la macchina che ha rallentato ha fatto, perché una volta tolte le leve la macchina frena qui, rallenta con le corde che tiravano, ha rallentato, è andato giù tutto il peso in avanti e la parte destra è andata tutta giù, il peso si è spostato tutto sulla parte destra e è andata tutto giù. In quei momenti quello che si prova io non ve lo so dire. Noi qui ero dall'altra parte, quindi qui dove sto all'altezza da adesso, vedevo la fila avanti dei ciuffi, tutti giù piegati in ginocchio, stavano tutti giù così. Dall'altra parte, sulla spalla mia, il trave si era alzato, ce l'avevo alto, e la prima cosa che ti insegnano quando entri a far facchino, quando il trave deve avviare, lo devi tirare, sempre, attaccato. Quindi se ti sta lontano dalle spalle, lo devi sempre tirare. Quindi tirando il trave vai a gravare lo stesso più peso su quelle che la portano. Però il concetto è questo perché va mantenuta ferma la macchina in ogni caso. E sono minuti, secondi interminabili, vociate di gente, grida, mi posso immaginare tutti i genitori, tutti i fratelli, mogli, figli che stavano qui fuori con la macchina piegata qui da una parte, quello che è potuto succedere. La cosa che hanno fatto, che non ho visto, ma che mi hanno detto, hanno aperto le porte della chiesa, hanno fatto entrare tutti nella chiesa. E noi sempre tutti lì sotto fermi, e nessuno ci parlava, non sentivamo una voce, solo grida e basta, quindi non sapevamo assolutamente che succedeva, che dovevamo fare, ecco, fondamentalmente forse ecco la cosa che ci permetteva di più, capire quello che dovevamo fare, perché non sapevamo che dovevamo restare lì, lo sapevamo, perché
anche perché non è che potevamo andare da nessuna parte, no, nel senso che con le ginocchia per terra, sì, però se sta sempre fino alla fine, questo è il discorso. Nessuno, penso, anche chi non stava in ginocchio, come dalla parte mia, che stavo in piedi, potevamo tranquillamente chiunque allontanarsi, eravamo lì fermi. Non sentivamo ordini, ma sapevamo che dovevamo stare lì fermi, perché finché qualcuno ci dicesse cosa fare. E questo che fondamentalmente lega sto gruppo, sodalizio, tanto dal sodalizio, è che in quel momento, inutile dire, lo ripeto sempre, siamo tutti nel sentimento, siamo lì proprio perché siamo tutti insieme. Quindi se c'è da stare lì per sacrificarsi, siamo tutti pronti, tutti quanti insieme. E si è verificato quella sera dell'87. Anche dopo tante grida, dopo tante sotto due facchini, ecco, si parlava, che succede, che non succede, stiamo fermi, stiamo qui buoni, fermi, adesso sentiamo qualcuno. E nel, si sentiva la voce, a un certo punto, come una luce in mezzo al buio, al buio enorme, scappa fuori la voce d'Anello, proprio con possenza, con forza, ha scansato. Sensi gli ha levato il microfono dalle mani, perché anche lui lì per lì, insomma, una cosa che non ti aspetti, non sa neanche come reagire. Quindi in quel breve periodo avrà guardato i lati della macchina, come stava messa la macchina, guardato l'altro Sensi, gli ha strappato il microfono e ha preso la voce lui. Noi, appena ascoltata la voce lui sua, già un senso di sicurezza, nel senso, ecco, c'è qualcuno che ci dice che lo dobbiamo fare. E la cosa che abbiamo fatto, che ci fece fare il sollevare la macchina da quella parte, quindi sollevate fermi da loro in ginocchio e noi in piedi, quindi noi la tiravamo verso di noi e loro la dovevano alzare tutti quanti insieme. Tutti quanti insieme facemmo così, alzammo la macchina, loro alzarono la macchina, noi la tiravamo, appena si alza la macchina da quella parte verso le scale mettono il cavalletto, di qua noi la tiravamo e quando sono andati a mettere il cavalletto non entrava più di qua. Quindi ci eravamo piegati tutti quanti noi di qua, quindi la macchina, se vedete i filmati, la prima volta cala sulla destra e poi va dall'altra parte a sinistra, non con la stessa inclinazione, però si vede leggermente inclinata, che dalla parte verso il muro il cavalletto non entrava. E a quel punto, sempre Nello, voce ferma, forte, ancora ce l'ho nelle orecchie, ci faceva un altro sollevato e fermi. Dice, tocca rialzare sta macchina, tutti quanti insieme, pronti, sollevate fermi, ci alziamo su sta macchina e infilammo il cavalletto quest'altro. Quindi infilammo il cavalletto, ce la fece usare e rimanemmo tutti quanti qui fermi con la macchina in questo posto qui, ancora mi pare, devi viverlo sto momento, poi se si racconta proprio su sto posto proprio viene la pelle d'oca. E sempre dopo un pochetto ci dice, beh, prendete fiato, state calmi, buoni, adesso che facciamo, che mi volevo lasciare la macchina così, la santa con le spalle, e vedete, mi raccomincio con tutte queste cose, insomma, gliel'avremmo riportata pure giù se ce lo chiedeva Nello. Alzammo sta macchina, ci fece fare ancora, sollevate fermi, girammo la macchina e ce la fece mettere così, in questo modo. Credo. Credo che in quel momento solo lui poteva uscire da quella situazione, farci uscire da quella situazione. Adesso non so come, se non ci fosse lui sarebbe andato a finire, nel senso che non penso al tragico, a una cosa catastrofica, però sarebbe stato complicato uscire da quella storia, non vedo come potevamo uscire, insomma. Quindi credo che la sua presenza qui quella sera e il fatto che sia intervenuto subito sul microfono per dare conforto, farci capire quello che succedeva fuori, darci la forza di reagire, ecco, se Nello va ricordato anche per questo, insomma, per questa cosa che ha fatto nello 87 e che ci ha fatto provare a tutti quanti noi che eravamo sotto. Grazie Nello, grazie per aver fatto tutto questo. Concludo dicendo che forse sto carisma che lui aveva, che lui trasmetteva, è una cosa che poi sia Lorenzo sia io abbiamo cercato in qualche modo di interpretare, di ripeterlo a distanza
del tempo, probabilmente perché l'abbiamo vissuta, siamo riusciti e riusciamo a trasmettere questo coraggio, questa forza che diamo ai nostri facchini. E è stato un qualcosa di grande per il sodalizio, per tutti i facchini e credo anche per la città di Viterbo, quindi un ringraziamento speciale a lui. Grazie che ci sei stato, Nello, grazie per quello che hai fatto, ci rimarrai sempre nei nostri cuori. Grazie tanto per aver rievocato questo momento storico. Storico non è una parola scelta così a caso, a parte il fatto che, come dicevi tu, Nello, tu nei posti storici del sodalizio, della macchina, ha lasciato una carica di energia che noi andiamo tutti gli anni a riprendere. Quest'anno, avete visto, siamo voluti tornare a Scuole Rosse, proprio perché lì Nello tante volte ha incitato Facchini, tante volte ha fatto i suoi discorsi con cui ci caricava e ci caricava bene, se no non facevamo quello che abbiamo fatto qui nell'86. Siamo rimasti fino alla fine e saremo rimasti fino alla morte sotto la macchina. Quindi andiamo a raccogliere quell'energia dovunque si trovi. La cosa importante, storica, è proprio che da quell'evento che poteva veramente volgere in tragedia se Nello non avesse preso le redini del trasporto e se noi non avessimo affidato ciecamente a lui le nostre sorti, da quell'evento è nato invece un bene. Perché? Perché dall'anno successivo tre cose d'appalto: la pesatura obbligatoria, perché quella macchina pesava oltre 80 quintali. Noi abbiamo trovato i documenti in cui era stata pesata pezzo per pezzo e hanno smesso di pesarla a 79, non ufficiale. Sì, ma non era tutta. Sì, hanno smesso di pesarla perché non era alta 34 metri e mezzo sul spalle dei Facchini. E quindi dall'anno successivo, pesata obbligatoria, che si fa tuttora il 2 settembre, 28 metri massimo d'altezza e peso massimo 50 quintali più una tolleranza del 5%, a volte è stata superata, ma se la macchina è ben congegnata con un baricentro a 6,40 come no, come deve essere, non ci sono problemi. Ma soprattutto visto che il sodalizio con il suo capo Facchino aveva dipanato quel grande problema, usciti fuori da una situazione che veramente poteva essere una tragedia, il trasporto è stato affidato al sodalizio da parte. E di questo dobbiamo ringraziare un'altra volta ancora i Facchini e Nello Celestini. Da qui facciamo un salto abbastanza, no? Contabile. Mettete vicino a Vincenzo, facciamo un salto abbastanza, no? Vabbè, finita Armonia Celeste, entra Sinfonia d'Arche, no? Anche l'Angelo Russo, bella, innovativa, poi fa un 6 anni, 7 anni, poi entra Terzo Milione dell'Avveniente e nel 2003 Raffaella Scienzi progetta Agli Luce e quell'anno pure, no? C'è stato qualche problema, dov'è? Me lo dico pure a contarvi, vi scambiate il microfono eventualmente. Parliamo del primo anno di Agli Luce e poi dopo, subito dopo, parliamo del 2007. È successo nel 2009. Io me lo avete preso un po' alla sprovvista. Alza la voce. Sì, è proprio per quello che non funziona bene. Comunque io quello che dico è poco, ma non c'è niente. L'emozione è troppo.
Pietro era a ora di pranzo, a casa mia c'erano degli occhi che facevano così con il proprio bandiere. Alla mia moglie gli ho detto, dico, bisogna che vada a vedere, su alla macchina. Quando sono stato lì alle Pietrate, mi hanno detto, contaldo, corri che la macchina casca. Ho corso tanto, non ce l'ho fatta. Sono arrivato, e questo è triste, sono arrivato su e ho visto la macchina appoggiata sopra, addosso al campanile. E mi sono appoggiato lì al cielo al padre, mi sono appoggiato lì e non sapevo quello che dovevo fare. Arrivato, mi ha chiamato subito il camion con la gru per vedermi a addrizzare. In poche parole, aiuto. Sente proprio. Allora, in poche parole, dopo è intervenuto il sindaco e tutte le maestranze che c'avevo, in poche parole, nel giro di un'ora, due, già avevamo organizzato per poter addrizzare, ma non ci si faceva. E non ce la faccio. Bravo, bravo. È stata un'avventura, però a tutti, alla sera, abbiamo avuto una riunione lì dal prefetto. Il prefetto, c'era il sindaco, c'era le vigili del fuoco, insomma c'era una quindicina di persone e io avevo preso l'impegno che con 10 giorni dovevo smontare tutta la macchina, smontare tutto il ponteggio e nel giro invece di 12 giorni ce ne abbiamo messi 10 e quello è stato proprio un miracolo. E c'è solo da ringraziare tutto quello che mi è successo. Grazie a tutti. Vincenzo Fiorillo ha fatto parte dello staff che ha collaborato per riaddrizzare il ponteggio, stare la macchina, rimontarla e quant'altro. Sì, devo dire che quello che ha detto Contaldo è la pura sacrosanta verità, con molta emozione lui l'ha detto, io ho un po' più di voce tua Contaldo, ma l'emozione è la stessa, perché in 10 giorni veramente non so se è stata la capacità del gruppo, perché tutti insieme siamo stati lì a soffrire, questo va detto, o dell'attrezzatura dell'era moderna già che ci aiutava. Devo dire che in 10 giorni abbiamo fatto miracoli. Abbiamo lavorato con delle lampade di vigili del fuoco, mi ricordo bene, quindi abbiamo lavorato di notte. C'è stato qualche momento anche di rischio quando ci sono crociate due gru, no? Che a quel punto abbiamo detto, beh, forse è tardi, andiamo a dormire, che forse è meglio. Però diciamo che è andato tutto alla grande. Forse qui, quando ho visto che è stato fatto anche un libricino, che si parlava del miracolo di Santa Rosa, forse qui ci dobbiamo credere ancora di più alla nostra Santa, perché effettivamente quello che è stato fatto non è stato frutto delle nostre mani, ma frutto anche di tante cose che ci hanno aiutato, perché in dieci giorni abbiamo tirato fuori la macchina dal ponte, l'abbiamo smontata tutta, è stata portata a riparare, è stata riportata, è stata montata e ha fatto comunque un grande trasporto senza alcun problema. Quindi ti va dato merito e atto del coraggio e dell'impegno che ti sei preso di fronte al prefetto, di fronte alle autorità, al sindaco e quant'altro.
E un grazie lo voglio dire anch'io a tutti coloro che hanno collaborato ad ogni titolo, perché non si è distinto chi ha fatto più, chi ha fatto meno. Si è stato fatto quello che Viterbo aspettava, perché non poteva non passare la macchina di Santa Rosa quell'anno. Questo va detto. Qui finisco il discorso con la macchina di Contaldo e vorrei ringraziare intanto il Presidente Magherini perché mi ha dato l'opportunità di sedere in questo salotto fresco, in questo salotto freschetto, perché l'aria condizionata è troppo forte. Dico questo perché di fronte a tanta storia che io non posso che veramente ringraziarvi, perché stasera vado a casa con un altro bagaglio di un altro pezzo di Santa Rosa, e questo mi fa onore stare qui con voi. Io sono diciamo giovane della storia vostra, perché sono entrato con l'aiuto di Cesarini e in collaborazione con lui abbiamo fatto Fiore del Cielo, abbiamo assemblato, perché non era la nostra macchina, no? Noi ci hanno dato un incarico e quindi anche lì in qualche modo abbiamo fatto la nostra parte, ma insomma la storia mia nasce con questa macchina, e quindi ripeto, di fronte a tanta storia, come si dice, tanto di cappello, e la vostra storia ci ha portato a realizzare questa bella macchina, con le esperienze che ho passato, che ho vissuto e che ho ascoltato dai vostri racconti, dalle vostre voci. E questa macchina, devo fare un ringraziamento particolare a Raffaele Ascensi, che mi ha dato l'opportunità con il suo grande progetto, e questo lo voglio dire ad alta voce, un progetto eccezionale che lo vediamo qui alle spalle, ma a detta di tutti è una macchina che forse lascerà il segno nella storia delle macchine, quindi mi ha dato l'opportunità di realizzare quello che vediamo qui dietro. Questo a me mi fa molto onore, fa molto onore a chi ha collaborato con me, e mi auguro che lo faccia anche alla città e all'amministrazione che ha dato la possibilità a Viterbo di avere una macchina nuova nel 2015. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi. E grazie a te Vincenzo, a tutti, Mirko, Stefano, Alessio, Ercole Facchino e a tutto lo staff, i ragazzi di Viareggio che hanno fatto un lavoro veramente eccezionale. Sì, io l'ho ringraziato l'altro ieri che sono stati qui con noi, perché devo dire che si sono affezionati molto a noi. Hanno passato 100 giorni con noi e sono stati veramente orgogliosi, e si sono affezionati anche a Santa Rosa, perché questo va detto, nonostante le loro tradizioni, i loro carri e quant'altro, veramente hanno dimostrato, voi l'avete conosciuto tutti, hanno dimostrato molto attaccamento alla macchina di Santa Rosa e a Santa Rosa. Quindi non l'ho ringraziato, l'ho fatto in sede privata, ma mi associo a te e ringrazio pubblicamente anch'io, veramente. Grazie. Allora, a questo punto abbiamo lanciato il discorso su Gloria. Tutti per uno, vai. Poi chiudiamo con il sindaco e Barelli. Discorso UNESCO. Ok, però di Gloria abbiamo parlato tantissimo, tutti sapete già, io avevo un aneddoto su Ali di Luce. Dillo. Che non tutti sanno, è una cosa che è rimasta molto nascosta, io sarò abbastanza breve. Allora, inizio a fare la tesi di laurea e vado a racimolare i progetti dai progettisti che mi avevano preceduto, e quindi vado dai tre architetti, Capabianca, Cesarini e Andreoli. Sono stati molto gentili, mi hanno dato tutto il materiale. Vado
da Angelo Russo, il quale mi dà l'eliocopia della sua macchina, e vado, metto tutto quanto sul tecnigrafo, perché Ali di Luce nasce a mano con la matita e la squadra e la riga. Metto queste macchine perché volevo fare una macchina piuttosto imponente e soprattutto che si poteva aprire, chiudere, ma l'aspetto più importante quando si va a progettare una macchina è quello che questa debba passare dentro le vie più strette di Viterbo, quindi Ali di Luce doveva essere grande, grossa, però passare nelle viette. Però dico, se ci sono passate le macchine precedenti, ci passerà anche questa. Allora faccio tutta la progettazione, mi laureo, perché era una tesi di laurea, poi viene messa a posto per il concorso, dopo 7 mesi presento le tavole, però la macchina fondamentalmente rimane quella e con quelle dimensioni là. Allora viene costruita tutta la macchina, cominciano ad arrivare i pezzi, come un orologio che ha le lancette che vengono prodotte a Genova, la scocca che viene prodotta a Roma, e tutti i pezzi arrivano a Viterbo per essere montati. Vado giù da Battaglioni, che è stato anche lui fondamentale per l'assemblaggio della macchina. Un applauso a Vincenzo Battaglioni, altro grande. Arrivano questi pezzi che piano piano cominciamo a mettere su, con vari problemi, però insomma tutto viene risolto, perché per Santa Rosa si risolve tutto. Che succede? Io a quel punto ero diventato un po' più tecnologico, apro il computer portatile giù alle officine Battaglioni, tiro fuori il progetto e mostro a Vincenzo, dice: guarda, per progettare la macchina ho messo la tua dentro la mia, e quindi sono andato a prendere i punti più larghi di Sinfonia d'Archi. E vedi, in questo punto c'è questa misura qua, dico una cifra a caso, 2,70 m, e quindi lì sto tranquillo, la mia sta 1 cm dentro, quindi va bene. E lui mi dice: ma che dici? 2,70 m non sono, il pezzo sta lì, andiamo a misurare la sua macchina col metro. Non ricordo la cifra, però era una cifra che mi ha spaventato. Allora ho detto: qui siamo rovinati, perché sono entrato nell'88, ma mi sa che questo è l'ultimo trasporto che faccio, perché mi fanno scattare tutti quanti. Che faccio? Allarmo tutti, dico che la macchina, dico, secondo me devo stare zitto, sicuramente Santa Rosa ci aiuterà, montiamo questa macchina e passiamo per il corso. Che cosa successe? In realtà Battaglioni c'aveva quel progetto, però lui, non sicuro di quelle dimensioni, prese un camioncino suo della ditta, fece un castello di ferro alto 6 metri e alle 4 di notte passò per il centro di Viterbo. Si è impressionato, perché con quelle dimensioni di larghezza della macchina, lui aveva paura che la macchina non ci sarebbe passata, e quindi di sua spontanea volontà fece la macchina leggermente più stretta, cioè quelle leggermente di quei centimetri che invece per me erano fondamentali. E allora c'era da parte sua quasi una certezza che la macchina non sarebbe passata lì nei punti più stretti, e quindi dico: vabbè, mi aiuterà Santa Rosa. La macchina ormai ne ho tutti fatti i pezzi, quindi neanche a contatto dirò niente, quindi adesso ci avrò subito una tirata d'orecchie da contatto. Però parte la macchina, dico, per me il trasporto finisce a Piazza del Comune, perché tanto la strada è bella larga e ci si passa. Prima strettoia vedo Lorenzo Celestini che stava davanti a me. Contaldo era già nel panico più totale, perché comincia a strillare: aiuto, aiuto, la macchina sta davanti a chiodo. Invece Lorenzo Celestini dice: portatemi via Contaldo, fatelo stare tranquillo che la macchina ci va. Anche lui era bello impressionato, però comunque guarda su, mi tranquillizza, stava proprio davanti a me, e la macchina passa. Arriviamo a Piazza delle Erbe, poi continuiamo, seconda strettoia davanti a Naldi, anche lì stesse scene, però la macchina sinuosamente riesce a passare pure quella strettoia, però io
c'avevo ben presente che il punto più stretto è comunque davanti a Rompietti, il negozio. Arriviamo lì, io sempre con le antenne dritte, a un certo punto si sente un frastuono, cra, la macchina urta e si ferma. L'ho detto, qui è finita. Perché ci siamo proprio fermati, abbiamo sentito un botto clamoroso, dei bicchieri che cascavano a terra si sono spaccati, ho detto qui le ali di luce si sono impigliate su qualche grondaia e qui finisce il trasporto perché non riusciremo ad andare avanti. Guardo il mio angelo custode che stava sempre davanti a me, che si accorge per primo che invece c'era stato un faro che era stato lasciato aperto da un negoziante e quindi la macchina nel punto più largo della sfera, ma solo della sfera, aveva portato lì e quindi si era fermata, ha sradicato questo ostacolo. Lui ha fatto un urlo che ancora c'ho dentro le orecchie, via via. Adami, che era il capofacchino, ha sentito che dalla parte sinistra potevamo procedere, anche lui ha dato il suo urlo, la macchina ha superato fatalmente quell'ostacolo e quindi una volta passata la volta ci è passata per le altre sei. Ma poi, se non vado errato, proprio la partenza del primo anno di Ali di Luce, no Lorenzo? Se non vado errato, lì c'era stato il primo problema, perché c'erano quella sera 22 nodi di vento. Con 20 nodi di vento normalmente non si parte, però a Piazza del Comune c'erano 22 ministri delle telecomunicazioni. Allora, sì, no, alla fine si parte. Questa macchina però si sentiva che era già di per sé, no, Raffaele, non è che pesava proprio 50 quintali più 5%. Abbiamo fatto bene i conti là. Tu c'era sto vento. Questa è pure bellissima, no? Cominciano ad arrivare tutti i pezzi e c'era una vecchia bilancia che Contaldo ci aveva fornito e mettevamo tutti questi pezzi lì e pesavamo 70 kg lancio, 15 kg l'ala, 28 kg quell'altro, insomma sommiamo tutto quanto, alla fine un pezzo di carta, dico Contaldo, arrivava Contaldo la sera, e quanto stavo? E dico Contaldo, niente, adesso c'è Ivan, no, voi mi dovete dire quanto pesa sta macchina. E dico guarda, considerando le stime, qui insomma stiamo ben oltre, ditemi quanto pesa perché io chiudo il capannone e se ne andiamo via tutti e riportiamo quella vecchia. E dico, beh, io guardo che stiamo intorno ai 70 così com'è. Fermi tutti, via fuori tutti, io chiudo il lucchetto, ci metto il lucchetto, torno a... De dove sei tu? A Città de Castello. Insomma, dramma contro dramma, venne fuori quel ragazzo che sta là, vieni qua. Franco Piergentini, grande Franco. Se non fosse stato per lui, adesso gli passo il microfono, perché il frullino già l'ha lasciato, ci racconta lui come siamo riusciti da 70 a scendere a 56. Hanno visto che si allontanava l'ideatore, al momento che si allontanava l'ideatore col frullino. Avevamo le gambe degli angeli, e praticamente affinavamo giù tutto. Come arrivava lui? No. Li vedevo tutti bianchi, no? Dico che fate tutti bianchi? Con il frullino sulle mani, niente, non abbiamo fatto niente. Dico che è la polvere. Lui, cappelloni, e dietro c'era Ivan Grazzini, no? Tutto pulitino. Dice tanto chi li vede? I vedi degli angeli, chi li vede? Arrivarono quegli angeli belli che erano a 360 gradi, erano sculture.
di vetroresina era fatta. Insomma, tagliati di netto per la metà, tutta la metà posteriore, tanto chi la vede, vengono appiccicati sulla macchina, perché quelli dovevano essere spostati a 50 cm, 30 cm dal corpo, dal fuso interno della macchina, invece sempre per questa cosa, tanto chi li vede, vengono appiccicati. Ma comunque è stata una bellissima macchina. Però siamo arrivati ai 50, poco 52 quintali ci siamo arrivati. Se non, non c'erano quei frullini, quelle cose che succedevano. Insomma, io operazioni chirurgiche da parte di Franco Piergentile all'insaputo del legislatore, con la complicità di contatto, che sennò chiudeva il cantiere, andava a Città di Castello. Capito? Allora, portateci il caffè. Allora, vabbè, a questo punto, Gloria, mi sembra che abbiamo esaurito il discorso. Eccola qua, insomma. Chiudiamo con... Allora, 4 dicembre 2013, Baku, in Azerbaigian. Sindaco. Beh, io ero da poco sindaco, quindi mi sono trovato questa occasione meravigliosa di essere presente insieme a qualcuno dell'amministrazione, Giacomo, no? Sbaglio? Cosa vuole dire? Alcuni membri del sodalizio, Massimo, Monique, insomma eravamo 7-8 persone. Quindi stare in un contesto internazionale per davvero, perché lì non è che c'erano intrusi. Quindi a tutti coloro che erano stati selezionati per poi essere giudicati, perché non era sicuro poi, no? Non è che c'eravamo la certezza, quindi sapevamo che eravamo selezionati. E stare in un contesto internazionale dove prima di te venivano presentati progetti e poi c'era anche la votazione, devo dire qualche progetto ritornava indietro, quindi veniva bocciato. Tanto perché visto che stava vicino a noi, no? L'Iran canta a noi, questo tira fuori il Kalashnikov, si ammazza. Quindi insomma è stata una situazione anche un po' imbarazzante appunto in questa attesa. E mentre eravamo partiti così con la gioia di essere convinti che avremmo portato a casa il risultato, effettivamente lì c'era un po' di tensione. Devo dire che la cosa veramente poi che credo che ci ha, oltre che emozionato, ci ha reso veramente così soddisfatti di qualche cosa di unico, credo insomma irripetibile, almeno credo, non so se vi debba avrà altri riconoscimenti. Proviamoci, però insomma abbastanza difficile, almeno un arco di tempo abbastanza ristretto. E la cosa veramente emozionante fu quando fu fatto il filmato delle quattro macchine a spalla, dove evidentemente la macchina Santa Rosa era quella che aveva diciamo l'interesse, qui lo possiamo dire, no? L'interesse più forte. Il momento emozionante fu quando finito il filmato c'è stato questo scrosciante applauso, prima credo che non c'era stato per nessuno altro dei progetti presentati, e questo è avvenuto veramente in maniera inaspettata. Noi eravamo timorosi e questo applauso ci ha dato il senso di quanto la macchina di Santa Rosa, ma direi anche le altre tre manifestazioni, la Varia di Palmi, i Gandilieri di Sassari, i Gigli di Nola, ma insomma io parlo della mia macchina di Santa Rosa, fosse veramente accolta con grande soddisfazione da parte di questo contesto internazionale. E credo che sia stata un'emozione enorme, io ricorderò sempre, e soprattutto ci ha fatto tornare veramente quel volo insomma di ritorno abbastanza lungo da Baku a Milano, veramente con una grande soddisfazione. Questo è un ringraziamento che dobbiamo fare a quanti, in modo particolare il sodalizio che era presente, ma quanti hanno lavorato per dare al trasporto e alla macchina Santa Rosa questo riconoscimento internazionale. E questo è un grazie veramente che io mi sento di ricordare sempre. Posso fare? Siccome è molto interessante parlare, no, di questi racconti, sarebbe bello veramente scrivere, no, riportarli, perché poi sono pezzi di storia
della nostra città e pensavo a un film che si chiamava, se non vado errato, Gli uomini che fecero l'impresa, un nome del genere. Io credo che ogni trasporto è un'impresa e le imprese le fanno le persone e quindi il fatto di essere tutti per uno, il fatto di essere solidali nei momenti di difficoltà è un qualche cosa che fa realizzare poi il progetto, fa raggiungere l'obiettivo. Io però voglio fare un aneddoto che ho letto, credo su un articolo di Sandro Vismara, giornalista importante che si meriterebbe veramente che gli fosse dedicata una strada in questa città. E perché abbiamo delle persone importanti, noi ce le dobbiamo ricordare, come ricordiamo Nello Celestini. Però ecco, in questo contesto ricordo anche Nello Celestini. 1949. Io l'ho letta, quindi la riferisco come l'ho letta, siccome Sandro Vismara era un giornalista forse più grande che abbiamo avuto in questa città. Stiamo nel 1949, dopoguerra, momenti difficili, attentato a Togliatti, eccetera. Il Vaticano, allora Papa Pio XII, fa, non so se questo lo sapete, guardate, è simpatica, fa la scomunica a tutti coloro che erano comunisti, o meglio, che chi era comunista lo guardava in segreto, quindi non è che si sapeva chi era comunista, ma insomma tutti coloro che si impegnavano nel Partito Comunista e che erano tesserati nel Partito Comunista. Qualcuno prima di me ha detto che molti facchini di Santa Rosa, chi lavorava magari d'Anselmi, chi lavorava al consorzio agrario, erano operai. Quindi, insomma, in un momento difficile nel Partito Comunista ci stavano gli operai. E guarda caso c'erano anche quelli che erano tesserati col Partito Comunista, che facevano parte appunto dei facchini che portavano la macchia Santa Rosa. Che succede? È evidente che in quel momento, come posso dire, la dirigenza ecclesiastica della nostra città era in difficoltà. Come potevano i facchini che portavano la macchia Santa Rosa essere scomunicati? O meglio, quei facchini che magari avevano la tessera di quel partito, era difficile scomunicarli. E qui c'è stato veramente il grande buonsenso. Io non so chi fosse il sindaco, non so se era Smargiassi, non so chi era il vescovo, sinceramente non lo so. E lì inventarono una soluzione che secondo me è veramente intelligente. E qualcuno disse: ma la macchia di Santa Rosa la paga il comune. Quindi se la paga il comune, la macchia di Santa Rosa non è un evento religioso, è un evento civile. E quindi non c'era motivo di scomunicarli. E così è andata avanti. E hanno salvato da portare. Sì, infatti tornando all'UNESCO è stato un lavoro lungo che è cominciato nel 2008 ed è approdato dopo varie vicissitudini, anche politiche, insomma qualche bastone fra le ruote non è mancato. È approdato il 4 dicembre 2013 con questo importantissimo riconoscimento, di cui ricordiamo per coloro che non sanno leggere bene che comunque le comunità sono al centro del progetto, i firmatari del progetto sono le comunità, quindi qualcuno ha detto qualche cosa di troppo e bisogna che si va a rileggere il dossier di candidatura e l'atto di programmazione dove c'è scritto chi è che fa parte del progetto, il sodalizio, le facchine di Santa Rosa e le altre comunità. Detto questo, e chiudiamo con la macchina, il Fiore del Cielo Expo, Giacomo Barelli. Innanzitutto grazie per questa, farmi parlare per ultimo, questa temperatura è la giusta punizione per, appunto, per quello che diceva Lorenzo e per tutto il resto delle mie fandezze che posso aver fatto e che farò, a parte di scherzi. Io innanzitutto vi ringrazio perché ascoltando i discorsi, per me che sono in classe 76, quindi era facile, diciamo così, è uno dei più giovani, sono tutti, vi ringrazio per essere stato, per avermi, diciamo, consentito di stare qua con voi. Soprattutto perché, insomma, l'ha detto Sandro in qualche modo prima, un conto è ascoltare queste cose, alcune le avevo sentite, altre le ho apprese per la prima volta questa sera. Ma credo che una delle cose belle di questa cosa di questa sera, che certamente non è la temperatura, è quello di raccontare delle cose qua, che di fronte alla macchina, sul Sagrato di Santa Rosa, che danno sicuramente un'emozione diversa. L'ha detto Sandro, diciamo, secondo me questo è il senso più vero di questo avvenimento che abbiamo fatto qua, farlo qua.
per quanto riguarda tutto il resto, io ripeto, non posso che ringraziare sia, diciamo, il sindaco per la responsabilità, perché curare in qualche modo la macchina di Santa Rosa, l'evento macchina di Santa Rosa è una grandissima responsabilità. E chiaramente la città, il sodalizio e voi che in entrambe le occasioni più importanti che ho avuto la fortuna di vivere, che sono quella appunto dell'UNESCO con voi in Azerbaigian, e poi quella di quella che all'inizio sembrava un po' una matteria, e magari lo è, per qualcuno lo è ancora, ma che comunque è sicuramente è stata ed è ancora fino al 31 ottobre una grandissima vetrina con tutti i limiti, con tutti i difetti, con tutte le cose che magari qualcuno può dire che non vanno bene, ma che ha portato nuovamente, così come era stato nel 2013, la macchina di Santa Rosa in uno dei contesti più importanti. E io vi dico un'emozione personale, così come col sindaco, con Massimo, con Luigi, Paolo, insomma, ho vissuto una grande emozione in Azerbaigian in quel contesto, la stessa emozione l'ho vissuta quando ho visto la mia città rappresentata da quello che è il simbolo più importante, in uno dei contesti che diciamo così più importante, che ogni 5 anni raduna tutte le nazioni del mondo. Quindi vedere Viterbo lì, con tutti, ripeto, i limiti e con tutte le migliorie possibili, ha significato un qualche cosa di veramente importante. Non è una cosa che ha fatto il comune, è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme. Non ci saremmo riusciti se, come diceva Sandro, come dite voi, se non fossimo stati tutti di un sentimento, e anche in quella circostanza abbiamo dimostrato che la città di Viterbo, la macchina di Santa Rosa, i facchini, il comune, tutti insieme si possono fare grandi cose per rendere questa città, che è già grande, ancora più grande, ma soprattutto farla conoscere tutti gli altri. E ringraziamo Giacomo. Io colgo l'occasione, perché li vedo lassù, di salutare gli amici messaggeri di Rosa che hanno portato la fiaccola, Rodolfo Valentino, Enrico, che hanno portato la fiaccola da Roma fino a... Sarà questa anche una bella iniziativa che ci siamo inventati, soprattutto grazie a Rodolfo, che ci ha fatto questa brillante idea, che ripeteremo sicuramente. Magari ci congegneremo meglio l'anno prossimo. Allora, io non posso che ringraziare innanzitutto gli amici che sono qua e che con l'aria condizionata alle spalle che arriva stoicamente sono resistiti, ma altrettanto stoicamente tutti coloro che sono qui seduti davanti a noi, ai quali faccio io un applauso per aver resistito finora a sentire. Queste però sono storie importanti, sia quelle più magari più rilanciane che ci ha detto Lodi, ma anche quelle drammatiche del 2007, dell'86 e dell'84 poi in parte, che hanno raccontato Massimo, Sandro, contando il Vincenzo. Quindi è importante fare questo tipo di iniziativa che ovviamente è nata quest'anno e con la promessa di tornare l'anno prossimo e pescare altri episodi di altri anni e trovare qualche elemento, qualcuno che possa parlare di altri eventi che sono stati visti importanti, Carlo d'Inghilterra, tanti altri personaggi che sono stati a vedere Berlusconi, vabbè, no. Non diventa politica la questione. Quindi ci promettiamo, sindaco e tutti gli amici, di ritornare l'anno prossimo con un momento del genere, magari lo congegniamo meglio, faremo un po' più ampio, con più ospiti. Ecco, con la speranza che sia una temperatura maggiore, chiudiamo la serata ricordandovi che domani ci abbiamo i fagioli, le codiche, con le bucce di maiale, come si dice a Viterbo, le carte arroste e soprattutto ci sarà la proiezione del trasporto del 3 settembre 2015. Grazie e a domani. Buonasera.